Buongiorno bellezze, oggi vi mostro come ho realizzato la mia micropittura dedicata alla fine dell'estate. Cominciamo a realizzare lo sfondo, quindi questo è un mix di azzurro, di verdino più chiaro e verdino più scuro molto ben amalgamati tra di loro, quindi facendo una prima strisciata con l'azzurro e poi aggiungendo colore, e la base per la sabbia un marroncino con una punta di verdolino. Andiamo al dito medio, qui l'amalgama dei colori è tra l'azzurro carico e l'azzurro più chiaro. Quindi partiamo sempre dall'alto, scendiamo verso il basso, amalgamiamo bene i colori e la parte bassa sempre con un beigiolino chiaro. Per l'anulare facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto fino adesso, in più realizziamo una sorta di scogliera molto stilizzata col marrone, picchiettiamo di bianco su una zona per l'onda che si infrange. Sul mignolino amalgamiamo un verde più scuro, un verde più chiaro e picchiettiamo sul fondo per la risacca appunto del mare. A questo punto ritorniamo all'anulare con un beige non troppo scuro, realizziamo la figura di una donna partendo dal tondo per la testa, scendendo e formando una sorta di clessidra molto più allungata verso sinistra e il braccino un pochino più chiaro realizzato con lo striping del colore ben diluito. Andiamo sul dito medio, qui la figura è intera in piedi, quindi sempre tondo, scendo a clessidra, questa volta non mi allargo troppo, ma scendo dritta per le gambe, poi sempre con lo striping del colore ben diluito realizzo le due braccia, una più dritta e l'altra leggermente piegata. Indice, qui la figura è vista di profilo, quindi facciamo un semicerchio, sempre la forma clessidra, ma questa volta propende un pochino di più verso l'esterno dell'unghia, una sorta di S per la schiena, il sedere e il vestito, e ritorniamo all'anulare. Qui inizialmente col nero cominciamo a creare la figura del cagnolino, quindi due orecchiette, mi allungo verso destra e poi scendo per il corpo. Aggiungo una puntina di bianco per creare dei punti luce con il nero, quindi creando una sorta di grigio chiaro. Vado a colorare adesso la ragazzina, quindi colore di bianco il vestito, creo un cappellino e dei dettagli con il viola ben diluito e i capelli li coloriamo di biondo con un giallo. Passiamo all'indice, vestito e accessori con un rosso bello acceso, capelli picchiettando e stando attenti ai particolari con il nero e mixando il nero al bianco, quindi una sorta di grigio più scuro e un grigio più chiaro, poi per i punti luce creiamo la roccia dove è seduta. Bianco, picchiettiamo e strisciamo leggermente, proprio veramente tratti molto sottili per le ondine sul mare. Sul dito medio invece creiamo questa stola che scende sul corpo della donna col bianco, e con un bianco non troppo diluito creiamo alcuni contorni, come potete vedere dalla foto. Passiamo al pollice picchietto un azzurro abbastanza chiaro e creo semplicemente due palme, quindi tronco molto stilizzato col marrone e con un verde scuro prima e con un verde un pochino più chiaro poi per dei punti luce, utilizziamo il pennello tondo numero 2, appoggiamo e rilasciamo il pennello per creare appunto la chioma. Applico una passata di top coat long lasting. E questo, ragazzi, è il risultato finale. Io spero come sempre che vi piaccia tantissimo. Vi mando un bacio enorme. Ci vediamo alla prossima nell'arte. Ciao!